money's in my account. Always a pleasure. Attention, all citizens. Due to the citywide outbreak. Secondo giorno di Gamescom qui alla Kölnmesse di Colonia. Quest'oggi è stata una giornata particolarmente fruttuosa perché abbiamo potuto mettere le mani sulla seconda demo di Resident Evil 2, il remake di Capcom, il promettente remake di Capcom, che qui alla Kölnmesse tedesca si presentava con una prova dedicata interamente a Claire Redfield, la seconda protagonista del titolo. Una demo che ci portava nel sottosuolo di Raccoon City in una sezione ben nota ai fan della serie. Separata da Leon Kennedy, Claire era costretta a tentare di raggiungere la stazione di polizia passando appunto per il sottosuolo cittadino, una sezione nella quale c'è il primo incontro tra la coprotagonista e Sherry Birkin, un personaggio chiave per la narrazione di Resident Evil 2. Un incontro che ha seguito dinamiche diverse rispetto a quelle che ci ricordavamo nel capitolo originale, ma d'altronde in parte Capcom ha operato una riscrittura del suo titolo horror anche per venire incontro alle esigenze dell'horror moderno. Una riscrittura comunque funzionale perché riusciva a unire le sfumature del titolo originale dell'horror classico con un modo di interpretare la progressione più moderno e funzionale a quello che vuole essere l'esperienza. Una volta incontrata Sherry, abbiamo purtroppo fatto la conoscenza anche del suo inseguitore, un William Birkin in forma mostruosa che ci ha costretto a una boss fight. Dopo avergli sparato qualche colpo, siamo riusciti a indebolirlo a sufficienza per fargli mostrare il punto debole, ovvero l'occhio sulla sua spalla destra. Dopodiché l'abbiamo abbattuto e abbiamo assistito a una scena che ci ha proiettato nella fase successiva della narrazione. Una volta stretta la conoscenza con il giovanissimo personaggio, ci siamo avviati alla sequenza successiva dopo un segmento di esplorazione che ci ha lasciato intravedere alcuni degli enigmi che troveremo in questa fase del gioco. Abbiamo incontrato un altro dei personaggi iconici del capitolo, il capo Irons, che ha animato una scena che non ci ricordava affatto, ma anche questo è il bello di un remake che punta a unire i ricordi nostalgici e meravigliosi del pubblico, degli appassionati, con un'impostazione nuova e decisamente in linea con le esigenze del pubblico attuale. In generale le meccaniche del gameplay e le animazioni ad esso collegate ci hanno lasciato le medesime buone impressioni che avevamo avuto con il primo incontro con il titolo, in particolar modo la meccanica di shooting che ci impone di attendere qualche istante in mira prima di riuscire a centrare esattamente il bersaglio hanno suscitato quelle sensazioni ansiogene che ormai conosciamo bene. Tutto promette di riportarci con la testa a un capitolo importantissimo della saga di Capcom, rivisto e colmo di minuzie assolutamente intriganti. Purtroppo non abbiamo potuto approfondire le meccaniche di esplorazione e la risoluzione degli enigmi in questa fase di gioco, che era più che altro dedicata allo scontro con il boss, però abbiamo intravisto alcune strade precluse che probabilmente ci si apriranno utilizzando alcuni degli oggetti raccolti in giro per questa ambientazione. Rimane la soddisfazione per un comparto tecnico decisamente funzionale all'esperienza, supportato dallo stesso motore grafico di Resident Evil 7, che si porta dietro qualche piccola altalenanza qualitativa, in particolar modo per quello che riguarda l'animazione facciale della protagonista, ma in ogni caso la sensazione generale offerta dal comparto tecnico è quella di un titolo assolutamente in grado di soddisfare i palati dell'utenza. Quindi una prova dagli esiti positivi per un titolo che non vediamo l'ora di trattare in maniera più approfondita, come al solito, sulle pagine di Everyeye.it.